Un poliziotto alle elementari è un film del 1990 diretto da Ivan Reitman, regista che ha diretto o prodotto le commedie di maggior successo degli anni 80 e 90, come i Ghostbusters, i Gemelli e Beethoven. Il budget per la realizzazione della pellicola è stato di circa 26 milioni di dollari, ma in tutto il mondo ne ha incassati 10 volte tanto, raggiungendo anche la cima del box office in Gran Bretagna e smentendo molti critici le cui recensioni erano state scettiche. Buongiorno. Per la parte del protagonista vennero contattati parecchi attori: Danny DeVito, Bill Murray, Patrick Swayze, ma nessuno risultò così convincente come Schwarzenegger. Arnold era davvero interessato al progetto, era diventato padre da poco e poi diciamocelo, voleva un po' cambiare stile, era stufo dei soliti action movie. Le uniche condizioni che pose prima di firmare furono quelle di girare il più possibile vicino a Los Angeles, almeno le riprese in studio per rimanere a fianco della sua famiglia, e poi voleva una palestra sul set per allenarsi durante le pause. Io non riesco proprio a immaginare che razza di poliziotto lei sia, ma le assicuro che è davvero un bravo insegnante. Ma com'era lavorare con i bambini? Beh, per il regista Ivan Reitman fu un'esperienza davvero estenuante. Dopo il primo giorno di riprese si ritrovò senza voce, tutto sudato e nervoso come poche volte in vita sua. Così lui capì che con i piccoli era meglio non perdersi in tante spiegazioni e si inventò 5 semplici regole che ripeteva loro in continuazione e in maniera autoritaria. Erano queste: ascolta, conosci il tuo personaggio, comportati con naturalezza, non guardare nella telecamera, ma soprattutto disciplina. Io farò lo sceriffo e voi sarete i miei piccoli aiutanti. Oh no! Forza! E invece questi bambini come si comportavano con Schwarzenegger? Lo adoravano, proprio come vediamo sulla locandina, infatti si divertivano a saltargli addosso, quasi lo scalavano come fosse una montagna umana. E anche lui si divertiva con loro, tanto da festeggiare insieme a tutta la classe il suo compleanno sul set. I piccoli poi andavano letteralmente pazzi per il suo accento austriaco, che li divertiva tantissimo ogni volta che apriva bocca. Lo prendevano anche in giro però, eh. Vorrei cominciare a conoscervi. Silenzio. Le scene esterne nei pressi della scuola furono girate ad Astoria in Oregon, molto vicino ad alcune location utilizzate anche nel cult I Goonies. La produzione realizzò un prato e delle siepi attorno all'edificio scolastico, regalò alla comunità nuovi giochi per il cortile, funzionali anche per le riprese, e assoldò degli artisti locali per dipingere i murales. Molti veri docenti e alunni dell'istituto presero parte al film come comparse e vennero pagati $35 al giorno, neanche male per l'epoca. Anche i disegni che vediamo nella pellicola furono realizzati dai bambini della città. Ai casting per il film parteciparono oltre 2000 bambini, alla fine ne vennero scelti 30, quasi tutti debuttanti. Tra questi migliaia di aspiranti attori c'era anche Elijah Wood, che poi in futuro interpreterà Frodo nella saga del Signore degli Anelli. Pensate che il suo provino andò così male che l'attore ancora oggi lo ricorda come il peggiore di tutta la sua carriera, senza darsi neanche una scusante del fatto che fosse piccolino, inesperto, troppo giovane. Deve essere andato proprio male. È tutto sotto controllo. Mostri! Il piccolo Dominic non è interpretato da un solo bambino, ma da due. Noi non ce ne accorgiamo, ma per quella parte furono ingaggiati due gemelli che si alternavano sul set. Erano i fratelli Cousins, che nel 1994 furono protagonisti anche del film I Babysitter, ma che nel 95 decisero di ritirarsi dalle scene. Secondo alcune voci, oggi uno lavora come stilista, mentre l'altro è in un'azienda come direttore delle vendite. Non lo vedo da molto tempo. Lui vive in Francia. Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che, visto il suo enorme successo, un poliziotto alle elementari è stato citato e omaggiato in una quantità infinita di produzioni. Tra le tante possiamo dire che esiste un solo remake ufficiale ambientato e girato in India, un sequel con protagonista Dolph Lundgren del 2016 e poi il film è stato riprodotto anche in un videogioco horror Silent Hill. Gli sviluppatori, grandi fan del regista Ivan Reitman, hanno inserito nel gioco alcune location del nostro cult, in particolare la scuola.
Inoltre, nella versione originale, dopo il primo giorno come insegnante, Schwarzenegger si lamenta dicendo che i bambini sono orribili, come dei piccoli terroristi. Dopo gli attentati dell'11 settembre, però, quella battuta venne ritenuta fastidiosa e perciò la seconda parte della frase fu troncata dalle successive versioni per la TV. Sono orribili. Bella scoperta. Infine, nel film ci sono molte citazioni, come dire, personali di Ivan Reitman. Suo figlio Jason, che poi diventerà anch'egli un famoso regista, ha una piccola parte in questa scena in cui bacia una ragazza. Non sapete che l'edificio è in fiamme? Credevamo fosse un'esercitazione. Già! Beh, fuori! Dominic, poi, sembra essere un grande fan dei Ghostbusters, film diretto sempre da Reitman. Vediamo infatti che il piccolo ha la versione giocattolo della pistola laser degli acchiappafantasmi e anche i cuscini nel letto. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come un poliziotto alle elementari. Porta il giocattolo sul tappeto. Ma che giocattolo? Porta quel giocattolo sul tappeto! Ma che tappeto? Sul tappeto, ho detto! Va bene, vado.